Ciao a tutti, ciao bimbi, ciao famiglie. Oggi vi propongo un gioco di tipo montessoriano che è fatto soprattutto per i bambini che hanno iniziato a stare in posizione seduta con la schiena eretta. Allora, servono soltanto poche cose: una pallina, più o meno grande come quelle, diciamo, del ping pong, e una scatola di scarpe abbastanza piccola. Non servono degli scatoloni enormi, bastano proprio le scatole di scarpe dei bambini. Occorre innanzitutto fare un foro, creare un foro sul fondo della vostra scatola. Il coperchio invece vi servirà come vassoio sotto la scatola rovesciata. È importante anche creare una bella apertura sul lato per consentire alla pallina di uscire dal suo nascondiglio. I bambini che iniziano, diciamo, ad avvicinarsi a questo gioco, si divertono proprio anche per questo, oltre, diciamo, ad aiutarli ad affinare le abilità dell'occhio e della mano. Per loro è molto divertente sperimentare che qualcosa che viene, diciamo, fatto sparire per qualche secondo poi può ricomparire così. Vi consiglio di tenere la scatola leggermente inclinata perché il rischio è che la pallina resti all'interno della scatola e non esca, quindi l'effetto sorpresa, l'effetto, diciamo, quello che diverte di più al bambino verrebbe meno. Quindi vi consiglio di tenere la scatola sotto la scatola qualcosa che la possa tenere leggermente inclinata verso la parte del cassetto. In questo modo il bambino si divertirà un sacco a ripetere questi movimenti, affinando, ripeto, sia la manualità e sia la coordinazione dell'occhio e della mano, ma anche proprio l'idea che qualcosa che sparisce poi può anche ritornare, ricomparire. Ciao, buon divertimento! Spero che questo gioco possa essere interessante per voi. Ciao!